introduco Andrea, che da noi insegna installazioni multimediali. Ha una professionalità negli anni in questo ambito qui, con installazioni di vario tipo, quindi lui brevemente ci darà un'idea di quali sono le competenze e che cosa sta cercando di trasferire ai nostri ragazzi. Grazie della parola, si sente la voce? Sì. Tutto regolare, benissimo. Niente, io appunto, come ha detto Andrea, ormai ho iniziato ad avvicinarmi al mondo del digitale nel vecchio millennio, quando ancora frequentavo l'università, quindi parliamo fine anni 80, primi anni 90, mi sono occupato di realtà virtuali, ho lavorato con i sistemi di motion capture dei film di animazione, quindi ho toccato con mano un po' tutte le tecnologie, e quindi facendo poi una summa di tutte queste cose, quando si mettono tutte insieme si realizza appunto quelle che si chiamano installazioni multimediali, che sono un mix dell'utilizzo di tutta una serie di tecnologie. Naturalmente stiamo parlando dell'ambito della comunicazione digitale, e in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, ha visto una grossissima evoluzione sia da un punto di vista tecnologico che metodologico. Il referente, ciò a cui io faccio sempre riferimento, naturalmente io parto dal cinema come strumento narrativo, perché quando realizziamo un'installazione multimediale naturalmente comunque raccontiamo delle storie, dobbiamo trasmettere delle emozioni, e quindi con i ragazzi utilizzo il cinema, e in particolare il cinema d'animazione, come primo strumento della narrazione, in particolar modo della narrazione virtuale. Il cinema d'animazione appunto ci racconta storie che non per forza di cose sono riprese dal vero. Quindi se da un lato le tecnologie hanno aiutato il cinema d'animazione a evolversi e a farlo diventare un linguaggio che nel tempo appunto ha avuto tutta una sua evoluzione, dall'altro hanno fornito nuovi strumenti e nuove tecnologie. Quindi all'interno del corso è diviso non proprio in due fasi, comunque diciamo che c'è un aspetto un pochino più teorico e comunque anche una forte componente pratica, perché da una parte mi piace ripercorrere insieme agli studenti quello che può essere stata questa evoluzione tecnologica, proprio per capirne la genesi e immaginarsi quale sarà la sua evoluzione. Quindi parliamo della storia, degli strumenti della rappresentazione audiovisiva, parliamo del racconto, della narrazione cinematografica, drammatica e sintassi della regia cinematografica, parliamo delle pipeline di produzione, per arrivare poi alla narrazione espressa con i nuovi media. Questo secondo me ci serve per appunto prendere consapevolezza e anche riassumere, visto che siamo al terzo anno, quindi a chiusura di questo percorso, riassumere anche un attimino quelle che sono tutte le nozioni che hanno già appreso naturalmente in accademia con tutti i vari corsi che hanno seguito. E ci serve appunto per capire oggi dove siamo arrivati e essere così pronti per progettare delle installazioni che appunto, essendo multimediali, sono un po' una summa di tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione e che quindi vanno prima di tutto capite e poi utilizzate. Quindi diamo un forte contributo, cioè ci concentriamo molto su quella che è l'aspetto progettuale. Naturalmente poi di pari passo ci sono tutta una serie di esercitazioni pratiche che vanno sull'utilizzo di tutta una serie di software e tecnologie collegate, quindi ritorniamo dall'animazione 2D, l'animazione 3D, ma anche l'utilizzo del Chroma Key, tutti i sistemi di cui parlava anche Gianmarco, di compositing e matte painting, però parliamo anche di motion tracking, e quindi di tutte le tecnologie di video recognition e di utilizzo del video per andare ad analizzare il movimento, così come parliamo di sistemi di motion capture e proviamo e sperimentiamo i sistemi di motion capture. Io in studio ho un sistema di motion capture di quelli professionali.
Parliamo di grafica generativa, utilizziamo software come può essere Touch Designer che ci permette di andare a lavorare su una grafica che viene generata in tempo reale portando dentro tutta una serie di input che possono arrivare da tutta una serie di periferiche e device che ci possono aiutare per prendere l'input dell'utente. Quindi è un mondo abbastanza complesso perché, appunto, ripeto, la tecnologia si è molto evoluta e ci ha dato tantissimi strumenti che lega un attimino quello che è l'utilizzare l'arrivo di una serie di dati di input che sono poi quello che sta facendo l'utente davanti alla nostra installazione e utilizzando questi input andare a far reagire l'installazione a seconda di tutta una serie di parametri progettuali che quindi richiedono uno sforzo abbastanza interessante proprio a livello progettuale perché non è banale. Quest'anno, se vuoi, intanto io posso condividerti l'ultima. Sì, Marco, infatti stavo dicendo, queste tutte installazioni che ho realizzato alla Chiesa della Spina prima che andassimo in lockdown, proprio la settimana prima che chiudessero tutto, abbiamo avuto la possibilità di fare questa installazione alla Chiesa della Spina, che è un'installazione fatta a diversi livelli, dove appunto abbiamo una parte di grafica generata analizzando la componente sonora che è stata realizzata ad hoc, e quindi è tutta grafica generativa, generata in tempo reale grazie all'analisi della componente sonora. Su questa grafica generativa si sviluppa narrativamente, ora questi sono degli spezzoni naturalmente, una performance grazie all'intervento di una performer, di una ballerina che entra in scena e con i suoi movimenti inizia, vedete, a interagire con questo maxi schermo. Era uno schermo di 6 metri per 2, 2 e mezzo messo in verticale appunto all'interno della chiesa e come vedete la sua sagoma diventa digitale e la sua performance diventa parte fondamentale nella narrazione della storia che stiamo raccontando, che era appunto un'installazione dedicata a Galileo Galilei, e quindi stiamo parlando dell'evoluzione della conoscenza. Quello che vedete dietro è il cannocchiale che Galileo ha utilizzato per iniziare a scoprire il mondo e aprire una nuova era. E quindi in questa installazione vedete ci sono dei puntini blu che vedete accanto allo schermo, che sono delle telecamere che rilevano il movimento del performer e fanno sì che tutta la sua gestualità, tutta la sua teatralità, tutta la sua azione si ripercuote e si connetta con quello che poi è appunto l'aspetto visuale che abbiamo messo in scena. Quindi ci sono tutta una serie di competenze che vanno dal teatro all'uso delle tecnologie che devono essere coniugate, messe insieme in una performance che appunto unisce tanti aspetti. Questa è poi la visione della Luna, questa la nascita di una nuova Luna, quella vista da Galileo, che è proprio la ballerina che fa venire fuori grazie alla sua performance. Dopodiché c'è una seconda parte, in questo caso, per esempio, in cui sono gli utenti che vanno, dimmi. Volevo chiarire una cosa, queste sono le tipologie di lavori che possono essere fatti, perché come ha detto Andrea, volevo ribadirlo, cioè questo non è un lavoro fatto dall'Accademia, è un lavoro fatto da Andrea, con un team specializzato. Che ho l'onore di insegnare all'Accademia Alma Artis, ho già insegnato in diverse università, e insegno anche in altre università, ma quindi non ho la possibilità di farvi vedere lavori con gli studenti di questo anno con cui stiamo lavorando su dei progetti che però utilizzano gli stessi approcci, gli stessi concept, nel senso che anche con loro stiamo lavorando a sviluppare dei progetti utilizzando il Kinect, che è questa tecnologia a basso costo che permette di rilevare il movimento del corpo
e stiamo progettando, ci stiamo lavorando adesso perché il mio corso è nel secondo semestre, stiamo progettando delle piccole installazioni. Quest'anno non è stato possibile lavorare tutti insieme, purtroppo, causa problemi appunto derivanti dalla didattica a distanza, però anche se non siamo riusciti a stare insieme, perché queste tecnologie vanno anche prese in mano, vanno utilizzate, vanno sperimentate, bisogna, qui l'aspetto laboratoriale è veramente molto importante in un corso come questo, ho cercato di sopperire a questa cosa fornendo agli studenti degli strumenti, appunto, e quindi simulando l'utilizzo del Kinect tramite un software che permette di verificare, simulare quello che sta facendo l'utente davanti all'installazione utilizzando il mouse e utilizzando quindi una simulazione. Quindi non è effettivamente la stessa cosa che essere all'interno dell'installazione, muoversi e vedere il feedback che viene fuori. Però per il momento, in fase, diciamo, progettuale, stiamo valutando e verificando i progetti con questi software alternativi che mi permettono di validare la cosa. Dopodiché i progetti che stanno realizzando gli studenti sono già pronti e calibrati per sostituire il movimento del mouse con l'interazione dell'utente davanti all'installazione, e quindi speriamo che prima della fine del corso, che si allungherà un pochino anche a giugno, immagino quest'anno andremo un pochino più lunghi, magari riusciamo anche in qualche modo a ritrovarci e a testare e verificare effettivamente quello che stanno progettando e quello che stanno realizzando. In questo caso si devono un pochino fidare di quello che gli dico io, gli do tutta una serie di suggerimenti e di input, non potendo testare direttamente loro quello che stanno facendo, perché il corso è interessante proprio perché uno prova, verifica quello che ha progettato e poi lo testa direttamente nell'installazione. Quest'anno purtroppo dobbiamo un attimino adeguarci con altre tecniche, ma mi sembra che i primi risultati che sto vedendo siano abbastanza interessanti e si sia riusciti comunque a sopperire, ecco, a questa mancanza di stare insieme all'interno del laboratorio. Diciamo che questo è un classico esempio della cosa che dicevamo all'inizio, dove didattica mista significa sì una parte teorica magari in streaming può anche essere fatta, ma in realtà questo è un corso, più si va avanti dal secondo e al terzo anno sono corsi che richiedono essenzialmente una parte laboratoriale. Vediamolo come il lato positivo di questa cosa qui è che non sarà l'ultima volta che gli studenti si ritroveranno a dover lavorare in remoto su dei progetti e quindi a verificare solamente poi sul campo all'ultimo momento l'uso delle tecnologie. Chi ci lavora lo sa benissimo, può succedere di tutto, quindi è anche una sperimentazione che magari non è comune e loro hanno fatto un'esperienza che gli potrà essere utile in futuro, mettiamola. Sicuramente. dobbiamo un attimino appunto far diventare positivo questo lockdown e cercare comunque di prenderne appunto gli aspetti positivi. Dall'altro lato speriamo comunque di riuscire entro la fine della data dell'esame comunque poi a fargli anche verificare effettivamente appunto come funziona la loro installazione, perché naturalmente le verifiche che possiamo fare adesso tramite appunto degli strumenti che gli ho preparato io ad hoc poi richiedono una sperimentazione pratica che è importante per verificare il corretto funzionamento di tutta l'installazione. Comunque ho visto che nonostante questi limiti a livello progettuale, che comunque poi il nostro approccio e il nostro imprinting è quello di aiutarli e insegnargli una metodologia di progettazione, è logico che nelle installazioni multimediali testare l'installazione fisicamente è importantissimo, però comunque sono riuscito a trasmettergli comunque tutta una serie di a dargli tutta una serie di input
e appunto loro si fidano di quelli che sono i miei stimoli che gli sto dando, dicendo che speriamo che quello che ci dice sia vero, e quando andiamo a provare veramente le cose funzionano così. Fargliele provare sarebbe stato naturalmente più interessante. Speriamo di provare. Ok, grazie Andrea del tuo intervento, e ci vediamo poi sul campo a provare la roba. Grazie. Va bene, ok.